Amiche ed amici, benvenuti al dosaggio settimanale di Ebolin Pillole. Abbiamo usato un software vecchio di 15 anni. I politici sorteggiati dovranno dimettersi. Questo è il serafico comunicato da parte del Comune di Eboli dopo la nomina a scrutatori di ex assessori e candidati consiglieri comunali. Ma chi sono i fortunati sorteggiati? Luca Sgroia, presidente uscente del Consiglio Comunale, che ha corso come candidato a sindaco per le primarie del PD, Pietro Mazzini, candidato consigliere nell'area del PD, Antonio Petrone, candidato consigliere del PD, ed Adolfo Lavornia, candidato consigliere comunale del PD ed ex assessore dello stesso partito. Ancora nomi di famosi dirigenti vicino a Rifondazione Comunista, la cui nomina a scrutatore sarebbe inopportuna e, a dire il vero, come scrive Maria Rosaria Sica sul Mattino, avrebbero già rinunciato all'incarico, mentre gli altri saranno costretti a farlo per legge. E così, volente o nolente, fra un si dice e un si fa, siamo costretti ancora una volta a parlare del PD e delle sue presunte birichinate a fil di legge. Un'altra considerazione tecnica: ma com'è strano questo software quindicenne, quasi coetaneo della presenza del centrosinistra alla guida della città, un software strabico che guarda a sinistra, forse andrebbe periziato prima di rottamarlo. Cambiamo argomento, potrebbe sembrare una inezia, ma un anziano signore di 85 anni ci stava lasciando le penne. Camminava in via Gagarin quando una mattonella volata dal sesto piano di un palazzo lo ha colto in pieno sulla testa. Una mattonella, una testa. È senz'altro un caso di sfortuna, o forse c'entra Newton, ma è anche un caso di imprudenza. È finito infatti sotto inchiesta un pensionato che, avendo fatto lavori di ristrutturazione nel suo appartamento, aveva lasciato sul balcone alcune mattonelle. Un oggetto che viene giù dal sesto piano arriva a terra come un proiettile. Invitiamo tutti gli abitanti dei piani alti a fare attenzione a cosa lasciano nei balconi e ad evitare, per esempio, quei portavasi messi all'esterno delle ringhiere. Spesso le piante cadono giù. Immaginate quali danni possa fare un vaso di fiori lanciato dal sesto piano e a cosa si possa andare incontro in termini di legge. E ci ha lasciati giovedì scorso, a causa di un male incurabile, Cosimo Spiotta, popolare vigile urbano di Eboli. Perché popolare? Lo definisce bene Laura Naimoli sul Numero di Cronache di venerdì scorso. Un uomo all'apparenza burbero, uno di quelli di cui si dice che non si faceva passare la mosca sotto il naso, ma che alla fine si dimostrava sempre di una bontà infinita. Tutti i cittadini conservano un buon ricordo di quell'omone in divisa, austero e inflessibile, ma anche pronto ad aiutare tutti. Ed è tutto, un cordiale saluto da Luciano Bruno e da tutta la redazione di Eboli in Pillole.